E adesso la cronaca, la coda dello sgombero di ieri nell'ex residenza universitaria di Via Verdi a Torino. Dopo una giornata di tafferugli, la protesta è proseguita anche nella notte. Gli ex occupanti hanno dormito nell'atrio di Palazzo Nuovo e lo faranno a oltranza se non sarà trovata una soluzione, così dicono. Al momento è in corso un'assemblea per decidere nuove forme di protesta. Ieri avevano occupato i binari di Porta Nuova con disagi alla circolazione dei treni. Proteste anche in Valsusa, Chiomonte, con i Notav in azione intorno al cantiere della Maddalena. Il bilancio della giornata di ieri è di 12 contusi, 8 poliziotti e 4 manifestanti, 102 le persone denunciate.